Buonasera, Fabiano Ventura, al CSF Adams qui a Roma. E siamo molto contenti di averti perché è la prima occasione per noi di conoscere un fotografo come te. Cosa nasce prima, la montagna o la fotografia? Ma è nato tutto, la mia passione per la fotografia forse è nata grazie alla passione per la montagna, quindi ho unito poi la montagna alla fotografia perché ero appassionato di astronomia che mi ha portato in montagna, poi mi sono appassionato di fotografia astronomica, avevo dei miei amici che studiavano astrofisica nel periodo in cui io ero al liceo e quindi poi andavo appunto in montagna per trovare i cieli limpidi, cristallini, senza inquinamento luminoso. E realizzando poi fotografia astronomica ho legato diciamo le due passioni tra la montagna e la fotografia. Guardando il tuo sito, ciò che colpisce immediatamente è il tuo impegno. Io ho letto tanto su di te e la prima cosa che mi colpisce è macro-micro. Che cos'è e come è nato il progetto, l'idea? Sì, ma da sempre fotografando ho notato una grossa differenza, una grossa somiglianza tra il mondo estremamente piccolo e il mondo estremamente grande, legati entrambi, quindi l'astrofotografia, fotografavo appunto le galassie, gli ammassi globulari, le nebulose, e ho visto che nelle forme e nei colori ho spesso le forme, appunto, che i colori assomigliavano invece al microcosmo, al macrocosmo, quindi al microcosmo estremamente piccolo. Quindi ho sempre realizzato anche macrofotografia e microfotografia, se la vogliamo chiamare così, e ho notato che le leggi che regolano poi anche a livello fisico, fondamentalmente la legge di gravità, la legge che tiene unito sia gli elettroni intorno all'atomo sia le stelle intorno al nucleo della galassia. E quindi poi basta vedere anche un po' la geometria frattale, quanto spesso poi si ripete sia nell'estremamente piccolo che nell'estremamente grande. E quindi ecco, ho voluto chiamare il mio studio, il mio progetto, macro micro, anche se poi alla fine non ho mai realizzato, prima o poi realizzerò magari una mostra fotografica appositamente su questo tema. Però l'idea è partita da questo, insomma, la somiglianza tra il micro e il macrocosmo. Bene. Leggo, anzi, permettimi di leggere dal tuo sito che hai partecipato a numerose spedizioni alpinistiche, scientifiche e fotografiche nei luoghi più selvaggi e impervi della Terra. Già fotografo ufficiale della spedizione italiana alpinistico-scientifica K2 2004, 50 anni dopo. Hai realizzato reportage fotografici in Nepal, Pakistan, Ladakh, Patagonia, Namibia, Algeria, Utah, Colorado e Islanda. Come riesci a fare tutto? Hai degli sponsor? C'è qualcuno che ti sostiene? Ma senz'altro l'aiuto di alcuni sponsor negli ultimi anni mi ha aiutato soprattutto a realizzare questo mio progetto che sto portando avanti con un'associazione no profit. E prima magari avevo più sponsor tecnici che mi aiutavano come attrezzatura, abbigliamento, attrezzatura fotografica e abbigliamento tecnico sportivo per fare alpinismo, per seguire le guide alpine. E sponsor che ovviamente ho continuato a mantenere sono testimonial della Nikon Italia, della Lowepro International, ho sponsor come appunto Linof per le macchine di grande formato, la Sportiva come attrezzature, scalzature, montura, e diversi sponsor tecnici. Poi ultimamente, negli ultimi 6-7 anni, ho iniziato a collaborare con delle aziende che, dato il progetto internazionale su cui sto lavorando, hanno voluto sostenere anche economicamente, anche perché ovviamente è un progetto che senza sponsor finanziari non sarebbe potuto esistere. Certo. E in Italia come vedi il futuro per un fotografo come te? È difficile che esista una figura professionale come la tua qui in Italia? Ma io da sempre mi sono rivolto anche all'estero, sempre di più mi sto rivolgendo anche all'estero perché c'è sia più cultura fotografica, in generale più rispetto del lavoro altrui e sicuramente più opportunità di lavoro e anche a livello proprio di aziende legate nel campo dell'industria. Io sono sponsorizzato da Enel Green Power, che è il nostro main sponsor, e altre aziende nel campo delle energie rinnovabili che sostengono appunto questo progetto a livello economico.
e da sempre sto cercando dei partner, oltre che università o istituti di ricerca con cui già collaboro. Proprio per questo progetto ho costituito un comitato scientifico internazionale, ma sto cercando appunto aziende private che possano sostenere anche il progetto finanziariamente. Per ora abbiamo sponsor italiani, ma spero presto di poter collaborare anche con partner Allora, esteri, oltre che parliamo. i miei normali clienti come fotografo che da sempre, ormai lavoro soprattutto con la Germania, l'Inghilterra, la Francia e tendo sempre di più a lavorare verso l'esterno perché purtroppo in Italia È quella che è. sì, ci sono tante potenzialità, ma purtroppo soprattutto nel settore della libera professione, in più in un settore come la fotografia che ad oggi è purtroppo c'è una concorrenza enorme perché grazie ormai alle macchine digitali si può ottenere con una qualità bassissima, però con una qualità spesso che il cliente non sa distinguere la qualità e l'esperienza di un fotografo che lo fa per primo lavoro e da tanti anni dall'esperienza di magari un ragazzo giovane Con una che inizia digitale. con una digitale può raggiungere magari delle qualità senza però poi dopo una cultura dietro perché poi è quello che conta, è quello che fa la È differenza, vero, è quello perché che non è poi. l'attrezzatura che conta, non è la Certo. macchina fotografica che conta. Anche se per esempio nel mio progetto fa la differenza anche quello perché utilizzo macchine di grande formato con cui posso raggiungere delle risoluzioni tali che le macchine fotografiche digitali non potrebbero mai raggiungere. Certo, infatti una delle mie domande era appunto una piccola curiosità tecnica. Sì. Tu fotografi nei ghiacciai, quindi ad altitudini veramente importanti e maestose. Come, hai avuto mai problemi con l'attrezzatura, con macchine digitali che immagino tu usi? E se sì, quando e come sei riuscito a ovviare i piccoli inconvenienti di temperature così basse, per esempio? Ma senz'altro degli inconvenienti li ho avuti, soprattutto quando sono stato al K2 fino a raggiunto una quota di 7.000 metri e in quei casi lì però avevo delle macchine meccaniche che mi aveva preparato appositamente la Linhof, in particolare la Master Technica 3000, la Technorama 6-17 che è un formato panoramico 6x17 cm. Questa macchina dall'azienda di Monaco è stata proprio, dalla ditta di Monaco, è stata smontata pezzo per pezzo, è stato tolto tutto il grasso e messo una grafite, la grafite, Sì. che è un grasso solido praticamente, quindi non si congelava. E poi spesso comunque usando macchine meccaniche come la Master Technica 3000, che è una folding della Linhof, Sì. sempre che realizza lastre fino a 4x5 pollici e 6,9, essendo macchine meccaniche non hanno problemi per il freddo. Utilizzo ovviamente macchine fotografiche digitali Nikon, la bellissima D3X D800 di ultima generazione con formato full frame, e in quei casi lì ho forse avuto a volte dei problemi, ma a temperature che vanno dai meno 20 a meno 30, quindi non, Quindi cioè a estreme. meno 20, a meno 15 sono macchine che lavorano benissimo. Ecco, magari una notte intera passata in tenda, la mattina il sensore fa un po' di fatica. Ovviamente c'è bisogno di un minimo di accortezza di tenere le batterie sempre in Al tasca a caldo, contatto del corpo certo. e quindi delle volte magari ho usato dei marchingegni che mi hanno permesso di togliere, estrapolare la batteria e metterla a contatto con la pelle del corpo per poi collegarla direttamente alla macchina fotografica. Certo, e adesso allora parliamo proprio del progetto che ci presenterai anche qui al CSF stasera. Sì. Appunto, sulle tracce dei ghiacciai, io qui vedo anche un bellissimo volume che ho sfogliato poco fa. Come è nata l'idea? Come si è sviluppato il progetto e come è diventato anche un documentario che stasera vedremo, della SD cinematografica, Sì, ricordiamo. cerco di riassumere brevemente, è un progetto multidisciplinare che prevede tante fasi, innanzitutto ecco, l'idea è partita in occasione di un mio viaggio in Karakorum nel 2004, proprio quando ero fotografo ufficiale della spedizione che commemorava il 50° anniversario della salita K2. Mi sono innamorato del Karakorum, di queste montagne imponenti dove sono presenti i 5-8 mila della Terra. In quell'occasione mi ero documentato con le fotografie storiche che avevo trovato alla Società Geografica Italiana. Da sempre sono stato appassionato della storia della fotografia e ho visto che i glaciologi, in particolare per studiare
gli effetti dei cambiamenti climatici, hanno sempre fatto questa comparazione tra le fotografie antiche e moderne. In quell'occasione avevo provato a rieffettuare delle fotografie di Vittorio Sella, che era stato il fotografo ufficiale della spedizione del Duca degli Abruzzi nel 1909, poi al ritorno di questa spedizione, ovviamente durante questa spedizione non ho potuto seguire molto, ho dovuto seguire gli alpinisti e quindi non ho potuto realizzare queste fotografie. A seguito di questa spedizione ho voluto realizzare proprio questo progetto, un progetto decennale che prevede 6 spedizioni in 3 continenti, e grazie al quale stiamo appunto studiando gli effetti dei cambiamenti climatici, paragonando il confronto fotografico, paragonando le fotografie storiche realizzate dai primi fotografi esploratori di fine 800, primi 1900, alle immagini che realizzo io dalla stessa prospettiva nello stesso periodo dell'anno. Bellissimo. Abbiamo costituito un comitato scientifico internazionale che ci ha permesso di analizzare anche queste fotografie a seguito delle spedizioni, oltre che i dati sul campo che vengono presi dai ricercatori che coinvolgo durante le spedizioni. Bene. A seguito di queste spedizioni poi vengono realizzati diversi eventi pubblici per presentare i risultati. Primo fra tutti la mostra fotografica itinerante, che lo scorso anno è stata esposta al Messner Mountain Museum di Bolzano, il museo più grande di Messner, e un documentario televisivo, perché poi per ogni spedizione viene realizzato da una casa di produzione cinematografica un documentario televisivo che poi viene distribuito alle televisioni. Bene, il 2013 dove ti ha visto? Sempre impegnato in questo progetto? Sono stato in Alaska come terza spedizione prevista del progetto, la prima è stata in Karakorum nel 2009, la seconda in Caucaso nel 2011 e questa estate scorsa in Alaska. Poi andremo in Patagonia nel 2015, nel 2017 in Himalaya, nel 2019 a fine progetto, 2009-2019. Nelle nostre Alpi franco-svizzere italiane per concludere quindi il progetto. Quindi ci vedremo anche nei prossimi anni, senz'altro, sicuramente. Grazie Fabio Noventura, grazie. Grazie a voi.